Benvenuti alla nostra diretta speciale di Natale per salutare tutti i trentini che si trovano in tutto il mondo, in Trentino, ma anche all'estero. E oggi facciamo una diretta speciale. Chi ci ha seguito durante l'estate sa che abbiamo fatto una serie di collegamenti da luoghi significativi del Trentino, che abbiamo raccontato la nostra terra in diretta per tutti i trentini che si trovano all'estero. Oggi faremo una diretta speciale, una cosa mai provata prima, perché non saremo in collegamento con un solo posto, ma saremo in collegamento con ben 6 località diverse del Trentino. Ognuna significativa per qualcuna delle persone che poi incontrerete in questo breve viaggio attraverso il nostro Natale. Io mi trovo a Rumo, in Val di Non. È un paese che mi sta particolarmente a cuore perché è il paese di origine dei miei nonni e della mia mamma. È anche il luogo dove faccio le mie vacanze in estate e, quando è possibile, anche in inverno. E vedete che c'è un po' di neve. Prima di iniziare a farvi fare un breve giro nel paese, vi volevo mostrare alle mie spalle, vedete questi numeri che si vedono capovolti perché siamo in modalità selfie, questi numeri, strani numeri sulle finestre. Volevo parlarvi di questa tradizione che è il calendario dell'Avvento. Il calendario dell'Avvento è un modo per preparare l'arrivo del Natale. Giorno dopo giorno si aprono le finestre che corrispondono alla giornata, si mettono questi numeri, di solito sono finestrelle di carta rappresentate su dei fogli che si tengono in casa, qui invece hanno voluto fare le cose in grande mettendo dei grandi cartelloni sulle finestre vere. La casa alle mie spalle ha tutte le finestre chiuse perché purtroppo non c'è nessuno, anche che è difficile muoversi in questi giorni, ma ogni giorno comunque, anche se la finestra non si apre, viene messa un disegno al posto del numero. Il numero 20, che è il numero che corrisponde oggi, è proprio alle mie spalle. Adesso volevo spostarmi un attimo in avanti, cambiamo modalità. Davanti alla porta del comune, dove ci stanno aspettando due persone, che sono Giorgia Fanti, assessore al turismo, cultura, giovani e associazioni del Comune di Rumo, e Sonia Pedrigoni, che è consigliera comunale, ma anche una ex emigrata in Svizzera, e quindi ha particolarmente a cuore tutti i trentini che si trovano all'estero. Chiedo cortesemente a Giorgia di fare un breve saluto da parte del Comune di Rumo. Benvenuti a tutti, ci ha fatto molto piacere che l'Associazione Trentini nel Mondo ha scelto Rumo e in particolare Marcena per fare questa diretta. Troviamo che sia un'idea molto carina per riuscire a far vedere ai nostri emigrati i loro paesi di origine o dei loro antenati. E quindi ringrazio l'Associazione Trentini nel Mondo e Francesco, che è qui con noi per la diretta, e spero, mi auguro, che le immagini del nostro paesino vi diano delle belle emozioni da trasmettere anche alle vostre famiglie e ai vostri cari. Grazie. Grazie a te. Io adesso faccio una breve passeggiata, vi faccio vedere un breve tratto del paese di Marcena, come correttamente ha detto Giorgia, perché Rumo è un paese un po' particolare, è un comune un po' particolare, perché non esiste nessun centro abitato che si chiami Rumo, è un insieme di frazioni, una di queste è Marcena, quella in cui ci troviamo oggi. E cosa succede? Ogni anno il Natale viene celebrato in modo particolare in una delle frazioni, e quindi tutte le associazioni realizzano il loro presepio in una frazione. Quest'anno è il turno di Marcena, questo è il motivo per cui ci troviamo qua, e allora facciamo una breve passeggiata per vedere se lungo il nostro percorso incontriamo qualche presepio o qualcuno da poter salutare. Eccoci qua, abbiamo trovato un presepio che è quello realizzato dagli amici dell'Associazione Nazionale Alpini. Vediamo se riusciamo un pochino a vederlo, è un po' buio perché si accende con le luci pubbliche e quindi non si vede molto, ma
quello che è importante è vedere i nostri due amici che si chiamano Roberto Torresani e Fabio Marchetti. Che sono venuti qui apposta. E Vincenzo Torresani. E dove Vincenzo? Vincenzo Torresani, che sono venuti qui apposta per salutare i trentini di tutto il mondo. Fate un saluto. Saluti buon tutti Natale. E buon Natale e che si finisca questa guerra. Esatto. Mettiamo il fucile in terra e viviamo la pace. Evviva! Ecco, questa qua è la bella cosa che facciamo noi. Manca il capogruppo, al momento sono il vice e allora niente. Basta bene. Abbiamo presentato un altro alpino qua vicino. Che eccoci. Eccoci qua, abbiamo un altro alpino che vuole salutare. Salutiamo. Nome? Carlo Bonani. Carlo Bonani, anche lui saluta tutti quanti i trentini del mondo. Eccoci qui, siamo nella piazzetta del paese. Adesso torniamo un attimino a farvi vedere la mia faccia, perché volevo farvi vedere velocemente questo bellissimo affresco che si trova alle mie spalle. Non è molto natalizio, c'è San Giorgio che uccide il drago, però c'è anche una Madonna con bambino che anche lei fa Natale. Ci spostiamo per concludere questo breve collegamento attraverso la piazzetta e arriviamo velocemente verso il presepio allestito dall'amministrazione comunale. Eccoci qua, giriamo nuovamente la videocamera. Vedete qua il numero 21 che ancora attende di essere completato. Ecco qua, è stato allestito questo presepio in questa bellissima stanza dove sono stati recuperati un vecchio mulino e diversi antichi attrezzi. E qui c'è il presepio su cui faccio i miei più sentiti auguri, un auguri di un Natale più sereno possibile, di un anno nuovo migliore di quello passato per tutti. E lascio un'ultima parola al comune di Rumo per fare gli auguri a tutti quanti. Auguriamo a tutti un sereno Natale e delle buone feste e speriamo veramente che il prossimo anno porti tanta salute e serenità a tutti, perché ne abbiamo bisogno, tutto il mondo. Ecco. Ciao a tutti. Allora adesso vi ringrazio tutti quanti per la vostra attenzione e passo la parola a Giada che ci aspetta a Vason di Mondone. Ciao a tutti e ben ritrovati. Oggi vi saluto appunto, come diceva Francesco, da Vason. È una piccola località abitata a 1650 metri sul Monte Bondone. Siamo a pochi minuti di macchina dalla città di Trento e quindi il Bondone è un po' la montagna per eccellenza dei trentini. Diciamo che noi veniamo qua su l'estate per prendere il fresco e l'inverno per sciare. Io ho scelto appunto di salutarvi da qui perché il Monte Bondone è un po' anche la mia montagna. Vengo qui fin da quando ero bambina con i miei genitori. Adesso ci vengo con il mio bimbo per passeggiare, per stare all'aria aperta, a contatto con la natura. E appunto, allora, vi dicevo, io sono nella piazza di Vason e qui davanti a me, adesso vi faccio vedere, sì, c'è la chiesetta di Vason. Noi bondoneri la chiamiamo semplicemente Cesotta, che appunto in dialetto trentino vuol dire chiesa. È questa chiesetta costruita negli anni 60, è dedicata a tutti gli alpinisti e ai sciatori trentini. Vedete che ha una forma particolare, sembra è forma triangolare, sembra richiama un po' la montagna, diciamo. E le pareti, vediamo se riusciamo a vedere, le pareti sono fatte di vetro, vediamo se riuscite a vedere qualcosina. Questo perché? Perché una volta che si entra, l'occhio viene catturato subito dalla bellezza delle montagne che circondano questo posto. In fondo, dietro la chiesetta, c'è il gruppo del Brenta. Purtroppo oggi è una giornata molto brutta, c'è molta nebbia e quindi non si riesce a vedere niente. Anzi, infatti, vi chiedo di usare un po' l'immaginazione e credere
a quello che vi dico, ossia che là davanti a noi, in tutto quel bel bianco, c'è la cima Palon, che è appunto la cima dove si può sciare, è una pista da sci, arriva a 2098 metri, e appunto però non si vede nulla, non vedete neanche quindi gli impianti di risalita che servono per portare i sciatori di nuovo in cima alla pista. E così, tanto per informazione, volevo dirvi che il primo impianto di risalita in tutta Europa è stato costruito proprio qui sul Monte Bondone agli inizi degli anni 30. Ecco, quindi questo è un po' quello che facciamo noi trentini in inverno e nel periodo natalizio. Se c'è la neve, appunto, come quest'anno, veniamo qua su a sciare. Qui appunto c'è una pista di discesa, poco più sotto nella piana delle Viotte si può praticare lo sci di fondo. I bambini possono slittare un po' dappertutto. Oppure, non so se adesso riesco a farvi vedere, qua dietro c'è anche il mio bimbo che si sta rotolando nella neve da qualche parte, eccolo. E quindi niente, così da Vason mando anch'io, siamo la mia famiglia, gli auguri di un Natale sereno e felice da passare con le vostre famiglie, in attesa, nella speranza di rivederci presto, magari ancora il prossimo anno. E un augurio speciale lo mandiamo anche agli amici di Presidente Getúlio in Brasile, che purtroppo stanno affrontando un momento difficile. E quindi ecco, di nuovo tanti auguri a tutti. Saluta Gabri! E ciao! Saluta Mo! Ciao a tutti, buon Natale e vi lascio in compagnia di Michela. Buon pomeriggio e buon Natale anche da Rango. Io mi trovo in questo paesino delle Giudecarie Esteriori. Rango è appunto una frazione di un comune esteso, anche in questo caso, quindi non esiste il comune di Bleggio Superiore, ma il comune è formato da più frazioni. Mi trovo qui anche nel mio caso, una scelta di cuore, perché si tratta dei luoghi di origine della mia famiglia, dei miei genitori. Io qui trascorro invece le vacanze da sempre, sia estive che invernali. Questo paesino è particolare rispetto alle altre frazioni. Per farcelo raccontare, io ho un ospite assolutamente illustre, che è il sindaco di Bleggio Superiore. In realtà sindaco da davvero pochissimo, quindi un paio di mesi, il tempo di farsi le ossa, grazie a Flavio Riccadonna per essere con noi. Grazie Michela per l'ospite illustre, non mi ritengo tale. Comunque un caloroso saluto a tutti voi da Bleggio Superiore, precisamente, come ha detto Michela, da Rango. Ma direi che Rango si dice proprio in questo momento, presentarvi questo paese che ritengo un piccolo gioiello del nostro comune, in quanto per alcuni scorsi nel centro storico è rimasto praticamente immutato. Quindi può darsi benissimo che qualche vostro antenato, quando sia partito, abbia lasciato la situazione immutata e adesso lo ritrovate come allora praticamente. Adesso quindi lo mostriamo anche un po' attraverso la nostra videocamera. Esattamente. Rango è un paese che da qualche anno, insomma, soprattutto nel periodo di Natale, di fatto rappresenta un po' tutto il comune, pur non essendo il centro più grande, proprio per questa sua caratteristica. Dal 2006 rientra tra i borghi più belli d'Italia. E sotto Natale, insomma, ospita uno dei mercatini di Natale più affascinanti dell'intero Trentino. Questo perché il borgo è proprio costruito da questi volti, da queste gallerie, da questi giardini interni che creano davvero degli spazi particolari. Quando sono occupati dagli artigiani del posto, insomma, il mercatino è particolare. Possiamo dire che questo Natale senza mercatino forse vi ha fatto ritrovare quella pace e serenità che non ricordavate più, perché quanti accessi fa il mercatino di Natale? In effetti, Michela, hai proprio ragione. Ci avviamo intanto a conoscere questo qui, paesino. Praticamente in questo periodo sarebbe proprio il clou dei mercatini di Natale. Purtroppo quest'anno con la pandemia in corso non è stato possibile, però gli amici dell'Associazione Culturale e Valorizzazione di Rango hanno cercato comunque di mantenere l'atmosfera con le luminarie, l'illuminazione, il bellissimo presepe che avevamo qui alle nostre spalle e cercare di ricreare questa atmosfera per dare anche un segno di speranza in questo periodo. E come diceva Michela, si quadrata nella piazza del paese. Questa fontana era riservata solo al bestiame,
Esattamente, qua Rango, la particolarità, ecco, aggiungo subito un altro dettaglio, che il presepe è una riproduzione dello stesso paese di Rango. E esattamente, Michela, la fontana serviva per abbeverare il bestiame, così come la particolarità di queste nostre case addossate le une all'altra erano tutte collegate, e quindi c'erano al piano, diciamo piano terra, c'erano gli avvolti dove adesso vengono svolti i mercatini di Natale. Una volta appunto c'erano le stalle, c'erano il deposito per i materiali, i prodotti agricoli del luogo dove veniva mantenuto un certo clima costante. Poi al di sopra c'era l'abitazione e nell'ultimo piano le cosiddette ere, diciamo, aperte, veniva conservato il pieno per dare da mangiare, per alimentare gli animali, accessibili dai ponti, dai cosiddetti ponti, che alcuni sono ancora presenti e ben visibili. Certo, tra l'altro poi la balconata delle ere sono queste qui, che vediamo ricoperte di pannocchie. Questa è una caratteristica un po' di tutte le case delle Giudicarie, non solo di Rango o del Bleggio, no? La pannocchia è una cultura importante da queste parti. Esattamente, la pannocchia, così come molti altri prodotti agricoli del luogo, anche di nicchia, la noce del Bleggio, la famosa noce del Bleggio, che è una delle varietà, diciamo, presente nel mondo, è una delle maggiori, parlando di qualità, perché è stata presidio Slow Food da pochi anni. E questo è il paese che noi vediamo in qualche modo comunque addobbato, non vi siete voluti arrendere, insomma, a questa mancanza di mercatino, anche se ovviamente mancano i turisti nei numeri in cui siete abituati. Volevamo raggiungere un po' questa piazza e questo scorcio, perché c'è in qualche modo un riconoscimento anche di chi questo paese l'ha lasciato. Non è l'unica, diciamo che in alcuni volti di questo paese sono state ricostruite con le cataste del legno le figure che segnano e raccontano un po' questi luoghi e questi paesi. In questo caso, questa è una catasta di legno che racconta il Moletta. Il Moletta davvero è il Bleggio, insomma. Sicuramente, era uno degli antichi mestieri, così come lo era per la rendena. Ci sono parecchi emigrati nell'Inghilterra, ma comunque il mestiere del Moletta è uno dei mestieri artigiani famosi per il nostro luogo. L'estremità del confine di Bleggio superiore, verso il passo del Ballino, verso il comune di Cavè, è presente una croce cosiddetta degli emigrati giudicariesi, costruita da un emigrato ritornato poi qui in Giudicarie e poi ritornato in Argentina, se non sbaglio. Aveva costruito questa croce in granito, tuttora presente, che rappresentava un po' il baluardo di tutti i giudicariesi che si recavano poi, chi in Sud America, chi in Nord America, eccetera, e diciamo che era un saluto, una preghiera che tutti rivolgevano a quella croce, perché era posta prima del Ballino, verso il Ballino, quindi normalmente sia tutti i giudicariesi passavano dalla strada imperiale, questa che attraversa Rango, per recarsi in quel di Riva del Garda, prendere il battello, fare tutto il lago e poi dirigersi, insomma, alla meta, e comunque attraversavano, diciamo, tutto il Trentino da Rango, dal Bleggio e poi per giungere fino a Riva. Sì, perché siamo proprio sulla via imperiale che collegava appunto il Garda alla Val di Sole, insomma. Il passo del Durone. Il passo del Durone, che si raggiunge seguendo questa strada che è davanti a noi, quindi siamo proprio sull'imbocco di quella che era l'antica via imperiale. Lì possiamo vedere anche... Inizia proprio qui. Esatto, inizia da questa parte e si va verso le Dolomiti di Brenta e poi la zona della Rendena. Non l'abbiamo effettivamente collocato prima geograficamente, ci troviamo proprio in questa via di passaggio, insomma c'erano molti viandanti che passavano esattamente di qua nella storia. Qua, Michela, vorrei aggiungere che siamo proprio nel cuore della riserva della biosfera, dalle Dolomiti al Garda, infatti questo territorio particolare, no, riconosciuto dall'UNESCO per la sua biodiversità, in quanto in meno di 20 chilometri noi passiamo dal clima mediterraneo del lago di Garda a pochi chilometri fino al clima glaciale delle Dolomiti di Brenta con i ghiacciai, e quindi c'è una biodiversità incredibile, per questo c'è riconosciuta, insomma, dall'UNESCO. Grazie naturalmente al sindaco che ci ha raccontato questo territorio, anche un po'
la sua storia. Noi qui ci fermiamo perché avrete notato si sono accese anche le luci, quindi insomma inizia ad essere davvero affascinante il paese con tutte le sue, gli suoi scorci che vi invitiamo a venire a vedere appena si potrà. Ci auguriamo naturalmente decisamente in fretta, ci speriamo di ritrovare il mercatino l'anno prossimo e che possa essere una meta davvero per riscoprire questo paese che racconta come erano davvero tanti, quasi tutti i paesi del Trentino un tempo. Grazie sindaco Riccadonna, noi passiamo la linea a questo punto a Pergine Valsugana dove c'è Maurizio. Do a tutti il benvenuto da Pergine Valsugana con questo scorcio del cuore cittadino, siamo in piazza del municipio, quello che vediamo è appunto l'edificio che ospita il comune, c'è l'albero di Natale e questa appunto è la piazza, il cuore del paese di Pergine Valsugana, paese della città di Pergine Valsugana, e a parlarci di questa località che ci sta ospitando adesso abbiamo una graditissima ospite che è la vice sindaca Daniela Casagrande. Eccoci, ti diamo il benvenuto e chiediamo di metterci, avviciniamo al Palazzo del Municipio, di parlarci un po' di Pergine. Buonasera a tutti e grazie alla Trentini nel Mondo e da Maurizio per aver dato al nostro comune l'opportunità oggi di essere qui e di portare a tutti i nostri connazionali che sono all'estero gli auguri per tutte le festività. Bene, siamo davanti al Municipio di Pergine, in Piazza Municipio, la piazza principale di Pergine. Pergine, con 22.000 abitanti, è la terza città del Trentino, dopo Trento e Rovereto. Pergine, che conta comunque un nucleo centrale Pergine, che è circa 9.000 abitanti. Poi abbiamo 20 frazioni, tutte importanti, per cui Pergine è molto estesa come comune. Qui, come vedete, c'è il Palazzo Municipale, che è stato costruito nel 1697, inizialmente c'era solo il piano terra, il piano terra che era dogana, il primo piano che era sala consiliare, il monte di pietà e l'ufficio di rappresentanza. Nel 1885 c'è stata la sopraelevazione e da lì poi è stata proprio la sede principale. Anche oggi è la sede istituzionale, c'è il sindaco, la giunta, la sala consiliare ed è un palazzo molto importante perché è il palazzo principale. Dell'albero che abbiamo al nostro fianco, cosa sì, ci dice? Ecco, l'albero che vedete, che è un bellissimo albero, sono un paio d'anni che è tradizione che famiglie perginesi che hanno un albero nel loro parco, nel loro giardino, donano alla comunità questo albero perché venga messo in piazza e perché quindi ancora di più si faccia sentire alla comunità la vicinanza di tutti quanti. Quindi è veramente bello perché questo dimostra proprio come la comunità di Pergine è molto sensibile, molto cara e ci tiene proprio perché la città viva questi momenti particolari. Quest'anno dobbiamo dire particolarmente difficile perché sapete tutti con la pandemia anche noi stiamo attraversando un momento difficile, però comunque vogliamo esserci, abbiamo voluto dare comunque anche vitalità, come vedete anche dalle luminarie che ci sono e l'abbiamo cercato di arricchirlo. E quindi insomma ci siamo, ecco, anche noi, perché bisogna secondo me comunque dimostrare che c'è la speranza e la fiducia, guai fermarsi. Come state celebrando il Natale, visto che quest'anno non è che Pergine può ospitare il mercatino, che tipo di iniziative state portando avanti? Quest'anno le iniziative ovviamente sono ridotte perché appunto i mercatini non si possono fare, però abbiamo voluto comunque dare un segno soprattutto alle attività commerciali, ma anche alle famiglie e ai bambini. Abbiamo realizzato una caccia al tesoro per le famiglie e per i bambini, poi ci sono le luminarie da tradizioni e poi abbiamo un Natale di luce che è stato organizzato dalla Proloco con sui palazzi di alcuni edifici storici. Ci sono delle rappresentazioni che raccontano la storia dei minatori ai tempi quando Pergine era molto nota per questo. E Pergine ha dei cittadini anche all'estero, vero? Ecco, devo dire che Pergine ha diversi cittadini all'estero, ne abbiamo circa 2500, la maggior parte sono in Brasile, devo dire più di 900, poi ne abbiamo in Argentina diversi sui 300, poi Uruguay, Paraguay, ma anche in Europa, Germania, Svizzera, Belgio, ce ne sono tanti.
Ringraziamo allora Daniela Casagrande di averci fatto la guida in questa piccola passeggiata nel centro di Pergine. Noi però ci rivedremo fra poco in un altro punto caratteristico di questa città. Siamo, si diceva, nella terza città del Trentino. Adesso andiamo alla quarta città e ci trasferiamo un po' più a sud, verso il lago di Garda, ad Arco, dove ci aspetta Sabina. Noi ci vediamo fra poco. Ciao a tutti. Ciao. Ciao a tutti. Un saluto da Arco. Come diceva Maurizio, Arco è la quarta città del Trentino, dopo appunto Trento, Rovereto, Pergine e appunto Arco con i suoi circa 18.000 abitanti. Io mi trovo nella piazza principale, piazza 3 Novembre. Di fronte a me c'è la chiesa della Collegiata, dedicata a Santa Maria Assunta. Da poco hanno acceso anche le luminarie, sta per calare la sera. Di fronte la sede del municipio, Palazzo di Piazza. Arco, come Rango e come Pergine, era sede di un bellissimo mercatino di Natale che purtroppo quest'anno non è stato possibile realizzare appunto per la pandemia in corso. Quindi io volevo farvi vedere quello che hanno allestito qui appunto nella piazza principale. Oltre all'albero che poi inquadrerò, ci sono questi bellissimi alberelli più piccolini, sono degli abeti rossi. Adesso cerco di avvicinarmi un pochino. Sono stati realizzati dagli alunni delle classi delle scuole di tutto il comprensorio Alto Gardeledro. E gli addobbi sono anche particolari, ce ne sono alcuni, come se riesco a farvi vedere. Sono stati addobbati con dei barattoli colorati, i tappi. Sono molto carini, devo essere sincera. Questo, per esempio, è stato realizzato dalla scuola di Maria di Romarzollo, classe 4 C. La piazza è popolata da un po' di gente. Prima non c'erano dei bimbi, mi sono messa anche a giocare al pallone con loro. Adesso sto inquadrando l'albero che nel frattempo è stato illuminato. E ai piedi dell'albero è stato realizzato un bellissimo presepio con i figuranti in legno. Sono i bimbi che nel frattempo perché Arco? Perché io abito qui in zona, è un po' la mia cittadina di riferimento. E quindi ho scelto appunto di venire in questa piazza per augurare anche da parte mia a tutti voi di trascorrere un sereno Natale. Chissà, magari il prossimo anno speriamo di rivederci almeno con qualcuno di voi, almeno per poterci abbracciare nuovamente. Un caro saluto da parte mia a tutti voi, un saluto particolare a Ivo. Ho visto che prima mi ha scritto, mi salutava, quindi ciao Ivo. Passo la linea a Roberto, che si trova in un posto sicuramente più caldo, anche se io sono a sud del Trentino, però vi assicuro che anche qui i gradi e l'umidità si fa sentire. Sicuramente da Roberto, a cui passo la linea adesso, la temperatura è diversa. A te la linea, Roberto, e ancora auguroni a tutti voi. Ciao. Grazie Sabina, buongiorno a tutti, saluti dal sud del mondo, dalla sede dell'Associazione Trentino del Mondo qua per l'America del Sud, che si trova a Resistenza, a Chaco, nel nord Argentina. Come ha detto giustamente Sabina, qui altre temperature, maniche corte. Di fatto oggi in realtà è un giorno speciale perché non fa neanche tanto caldo, raggiungerà solo i 30 gradi. Normalmente qui in estate o quando sta per iniziare l'estate arriviamo a 30, 40 e anche 50 gradi, quindi per l'occasione ho deciso di accogliervi dal giardino qua di casa mia, in questa bella giornata, potendo stare all'aperto,
normalmente, come vi dicevo, non è possibile perché fa troppo caldo e allora diciamo ho deciso di approfittarne. E quando generalmente le persone festeggiano il periodo natalizio, l'ultimo dell'anno, durante la notte, appunto dopo il tramonto, no? Visto quando va via il sole le temperature diventano già più gradevoli e quindi la gente esce in famiglia e poi la notte con gli amici fino a mattina presto. Innanzitutto quindi ringrazio tutti i colleghi che si hanno fatto vedere fino adesso queste bellissime postali, scartoline, già durante l'anno, no? Ma anche oggi in particolare dal Trentino. La verità è che mi emoziona bastante vedere, insomma. Mi pare che abbiamo perso a Roberto al momento. Ci sono? Adesso sì. Adesso mi sentite? Sì, adesso sì. Ah, ecco. E la verità, quindi, grazie ai colleghi. Questo è stato un anno molto difficile. L'anno scorso, mi ricordo, proprio a Natale l'ho passato assieme a voi lì in Trentino, mentre quest'anno mi tocca passarlo da casa. Di fatto il Natale e anche il compleanno passato a casa, visto che a livello familiare ci siamo presi questo virus, quindi molta nola. Quindi non è stata una scelta voluta passarlo a casa, nel giardino, però vabbè, condizionata. In ogni caso il lato positivo è che già stiamo meglio, già stiamo guarendo e riconosco anche che c'è tanta gente, incluso recentemente a questo Natale. Vai, viene la connessione. Ecco, tanti, tanti auguri, vi auguro il meglio del Natale possibile date le circostanze e speriamo di recuperare quindi ottimismo e anche sogni che magari abbiamo messo nel cassetto e che chissà potremmo realizzare. Prossimo anno vi aspetto nella nuova sede della Trentini del Mondo per l'Argentina, che sarà nella città di Cordoba, per compartire assieme a voi un buon caffè, una buona birra, un buon bicchiere di vino, chiacchierare e programmare future iniziative. Un caro abbraccio a tutta la comunità trentina e passo la parola a Rosanna. Buon Natale a tutti. Ciao a tutti, dato che io sto facendo la regia dei miei colleghi, mi trovo a casa mia. Come già hanno raccontato loro, alcune delle tradizioni che si usano in Trentino e anche in altre parti del mondo, hanno raccontato il presepe, hanno raccontato l'albero di Natale. A me tocca raccontare i biscotti natalizi. È una usanza che si usa in Trentino e anche nei paesi del nord. La storia dei biscotti risale all'epoca precristiana, dove si faceva una specie di pane addolcito con il miele che le famiglie offrivano alle divinità. Dopo il cristianesimo, per celebrare il 25 dicembre, venne l'usanza del pane dolce arricchito con canditi, uvetta e frutta secca, ma le famiglie più povere, che non si potevano permettere questi ingredienti, hanno cominciato a fare un pane di Natale con una proporzione più piccola. Fu così che nacque i primi biscotti. Con il tempo questi biscotti si sono arricchiti con forme e gusti diversi. Posso dirvi che è un piacere in questo periodo farle, perché la casa si inonda di un profumo di frutta, vaniglia e spezie. Questo è un anno speciale e purtroppo non mi sono potuta riunire con Sabina per fare questi biscotti. Noi a metà dicembre ci riuniamo per fare da 8 a 10 tipi diversi di biscotti che dopo confezioniamo nei sacchetti con fiocchi natalizi e li regaliamo alle persone che ci stanno a cuore. Adesso vi faccio vedere i biscotti che ho fatto per voi. Adesso Matteo si mi aiuta con la telecamera. Ok. Questi sono i biscotti che ho fatto per voi e adesso vi do una ricetta di quelli che a me piacciono di più, che sono i biscotti de pan pepato. Portano 175 grammi di burro, 300 grammi di zucchero, un pizzico di sale, 2 uova, 400 grammi di farina, 100 grammi di cacao in polvere e 2 cucchiaini di spezie. E qua è a secondo il gusto delle persone. Io metto pepe nero, noce moscata, canela e chiodi di garofano. Dopo che si fa l'impasto, si mette in frigorifico a riposare per 30 minuti circa. Dopo si stende di 4 mm circa e con le formine si taglia. E si mette in forno preriscaldato per 180 gradi per 8-9 minuti. E dopo che
sono freddi, diciamo, inizia la cosa più bella che è poter decorarli. La ricetta la metteremo sia nel sito sia nei nostri social. Va bene, adesso io vi auguro a tutti un buon Natale, un pensiero speciale va ai nostri amici del presidente Getulio. Adesso passo la parola a Maurizio che ci rivelerà una sorpresa. Rosanna, però ti chiedo di far parlare il presidente che ho un problema con la batteria del cellulare, per cui parlare presidente. Perfetto. Mi sentite? Allora, se mi consentite, vorrei cominciare subito a dire che io sono orgoglioso di quello che avete fatto oggi, di quello che fate sempre ovviamente, ma sono proprio orgoglioso di tutti voi, degli amici dell'ufficio e dei, se mi consentite usare questo termine, dei fratelli e delle sorelle che sono in giro per il mondo, dei fratelli e delle sorelle trentine che sono in giro per il mondo, che adesso sono qui in un abbraccio comune. Ecco, cosa volete che vi dica? Certe volte ci sono delle cose che mi emozionano più di altre, questa è una di quelle. È un Natale un po' anomalo quello che stiamo per affrontare, perché lo sappiamo che ci sono tante persone che ci hanno lasciato, che ci sono persone che stanno soffrendo. L'ultimo è Ferruccio, che ricordo. Mi piace pensare che Ferruccio in questo momento stia lassù insieme a tutti gli amici che ci hanno preceduto. E stanno probabilmente fondando una nuova Trentini nel mondo in paradiso per fare le cose più belle possibili. E è un Natale un po' anomalo, dicevo, però è un'anomalia che ci fa capire, anche quanto sia importante stare assieme, collegarci, capirci, farci. Non è possibile farlo fisicamente in questo momento, però penso che tutti noi abbiamo una gran voglia di dirci che ci vogliamo bene, di dirci che siamo tutti insieme per andare avanti, per cercare di capire quello che ci sta succedendo e per sperare in un futuro migliore, sicuramente migliore. E questi strumenti tecnologici che ci consentono di incontrarci e di vederci, di parlarci, ma hanno un grande pregio, ovviamente. Però vi confesso che a me manca molto la possibilità di abbracciarci, di vederci, guardarci negli occhi, di stringerci le mani. Vorrei nominarvi uno per uno, non è possibile. Lasciatemi allora che nomini solo uno, il più lontano, almeno dal Trentino, come area. È il padre Frank, che ho visto che c'è da qualche parte. Padre Frank è in Australia, è il punto più lontano, è dall'altra parte del mondo per quanto ci riguarda. E quindi partendo da padre Frank in su vi saluto tutti quanti, vi abbraccio proprio. È bello vedere anche che in questo momento la natura è diversa. Prima abbiamo visto Giada in mezzo alla neve, Sabina, abbiamo visto Maurizio, c'è la neve tutto intorno e poi vediamo Roberto che è in manica in camicia perché è caldo lì dove c'è lui. Ok, come non sentiamo il presidente, passiamo a Maurizio. Maurizio, sei pronto? Sì, adesso forse riusciamo a chiudere il collegamento da Pergine. Ok. Lascio la parola ancora a Daniela Casagrande, la vice sindaco.
Eccoci, ci troviamo nella chiesetta di San Rocco, a Piazza San Rocco, Spiaz delle Oche. Detto Spiaz delle Oche perché ai tempi qui noi abbiamo anche un lago, il lago di Baldomazzo, e arrivava il lago fino qui, e quindi ecco il perché Spiaz delle Oche. Chiesetta nata era un'edicola inizialmente nel 1631, e sembra che sia stato dovuto a un ringraziamento perché a Pergine non era arrivata la festa. Successivamente, grazie alla famiglia del dottor Paolo Polacco, una famiglia di imprenditori in campo minerale, la chiesetta è stata ampliata. Nel 1908 c'è stata una ristrutturazione del quadro, grazie al nostro pittore famoso trentino, verginese, Tullio Garbal, dove sulla destra vedete San Sebastiano, sulla sinistra San Rocco. Ecco quindi questa chiesetta dedicata a loro, e siamo veramente in una bellissima chiesetta, andiamo molto orgogliosi. Ogni anno a Ferragosto viene celebrata la messa proprio a ricordo. Abbiamo con noi un presepe, un bellissimo presepe che è stato realizzato anche questo da un artista pergimese, dal Bruno Lunz, come vedete tutto in legno con la Madonna, San Giuseppe e tutto. Io colgo l'occasione per augurare a tutti voi un Santo Natale felice e un 2021 che sia ricco di soddisfazione e che riesca a soddisfare tutti i vostri desideri. Auguri a tutti e grazie ancora per essere stati. Io mi unisco all'augurio di Daniela, della Casa Grande Vice Sindaco di Pergine, mando un caloroso augurio di Buon Natale attraverso la musica, con un brano che sicuramente conoscerete perché è un simbolo del Natale in tutto il mondo, quindi lo suono con grande emozione, anche perché mi permetto di dedicarlo a nome anche di tutti voi, questo brano a Lucio Pisoni, il 15 anni presidente dell'associazione che ci ha lasciato la settimana scorsa. A tutti un caloroso augurio, un abbraccio e queste note di Natale. Grazie Maurizio. Scusate se rientro, ma sì. Stavo parlando proprio di questi strumenti tecnologici che ci permettono di avere incontri così a distanze così siderali, ma ogni tanto fanno i loro comodi anche loro. Ecco, era soltanto per concludere e darvi un abbraccio collettivo proprio per questo Natale. Strano, un Natale diverso dai soliti, però è un Natale come sempre il Natale deve essere, cioè un Natale di speranza. La bambina! La speranza che il prossimo anno 2021 comunque sarà migliore e spero ci possiamo vedere proprio guardandoci negli occhi e abbracciandoci. Grazie a tutti e buon Natale! Buon Natale per te! Grazie!
Adesso Ilaria, vai te. Sì. Ciao a tutti, io sono in viaggio, sto ritornando in Trentino, quindi sono all'inizio della Valsugana, sono appena rientrata nei confini trentini e volevo salutare tutti, dire che a gennaio rientrerò in ufficio e quella che sentite è il motivo per cui sono stata questi mesi a casa e anzi ve la faccio conoscere già che ci siamo, che è in viaggio con me. Eccola qua. Che bella. Eccola qua. E saluto tutti e un buon Natale anche dal Grigno, credo.